Ciao Ninetti, bentornati in un nuovo video. Oggi vi propongo una video recensione di questi due pigmenti che avete visto o acquistato ultimamente dal sito Perles & Co, un sito francese che spedisce in pochissimo tempo. E sono due pigmenti proprio realizzati in Francia, sono della marca Aladdin, c'è scritto proprio, vedete, Made in France, quindi fatti in Francia. Sono i pigmenti E-Zinc che abbiamo provato insieme in una delle scorse live, li abbiamo proprio provati all'interno della resina e queste qui che vedete al momento sono esattamente alcune delle prove che abbiamo fatto insieme con la resina. Allora, prima impressione, utilizzandoli, abbiamo visto in live, perché voi ovviamente eravate anche con me, che basta davvero una piccola piccola goccia per colorare tantissimo la resina. E di questi due pigmenti l'effetto è estremamente estremamente bello, sia su colore pieno che su colore semi-trasparente con aggiunta di glitter e poi quant'altro. Diciamo che l'effetto mi è piaciuto davvero davvero tanto, si prestano molto bene al loro utilizzo, vanno benissimo nella resina, la resina asciuga nel suo normale tempo, non ci ho messo né più né meno, e i colori che ho acquistato sono davvero davvero molto validi, molto pigmentati e secondo me sono davvero parecchio carini. Sono molto liquidi, quindi a differenza magari dei Pentasol, non tendono a rendere la resina un po' più già pastosa, soprattutto quando con l'eccessivo caldo di quest'ultimo periodo inizia già a reagire la resina, quindi mi sono trovata molto molto bene anche per questo, ma in entrambi i casi trovo che siano dei colorati molto validi, soprattutto perché ricordo che queste boccettine, che tra l'altro sono in vetro molto professionali anche con il contagocce, hanno un prezzo diciamo abbastanza piccolo, perché le ho pagate circa 3,80 euro, se non mi sbaglio, circa, diciamo che su per giù il costo era di 4 euro. Centesimo più, centesimo meno. E ora voglio farvi assolutamente vedere le nostre prove. Prima di tutto, inizio col farvi vedere i due pigmenti che ho acquistato questa volta e che sicuramente acquisterò di nuovo in varie colorazioni. Ogni volta che va utilizzato, un barattolino va agitato. Infatti, ora vi faccio vedere che una volta averlo agitato, il colore è molto più uniforme. Questo qui era il color topazio azzurro, che è questo colore metallizzato, perlato, topazio appunto azzurro. E all'interno della resina mi ha dato come effetto questo qui. Diciamo che il colore mi piace, non è assolutamente male, mi trovo abbastanza bene con il colore. È un bel colore, anche se ho notato che nella resina, come potrete già notare voi, contate che lo stampo comunque era abbastanza lucido, non è molto fedele questo aspetto metallizzato e pearlescente che ha il pigmento, ma è comunque molto molto carino, sebbene sul retro, magari contro luce, si vedono parecchi glitter, ma non so dirvi come mai. Sto notando ultimamente che molti molti pigmenti di questo tipo nella resina, diciamo che non cambiano colore, ma disperdono completamente questi giochi di luce, ecco. Però è comunque un colore molto molto carino e secondo me molto molto versatile per delle creazioni in resina, soprattutto se vogliamo realizzare delle creazioni a tema marino, proprio come l'ho utilizzato io nelle mie ultime creazioni. Quindi c'era questo qui con lo stesso pigmento, quindi sempre col topazio, ma aggiungendo più resina e poco pigmento, ho realizzato questa base qui, dove però ho aggiunto dei glitter bianchi iridescenti e dei glitter celesti, quindi notate che è molto molto glitterata la base, il colore si presenta benissimo, questo effetto semi-traslucido che aveva preso mi piace davvero tantissimo. Ecco, diciamo che qui si è mantenuto un po' più traslucido, il colore mi piace particolarmente perché è davvero davvero molto molto bello e notate quanto lui cambi se viene lasciato più traslucido, vedete, forse perché se lo caricate troppo agisce di più il colore, mentre se lo caricate un po' di meno vi esce questa colorazione che, se vogliamo, è comunque un pochino più carina. A me piacciono particolarmente tutti e due, tra l'altro questa è una base che ho realizzato, di cui l'originale forma l'ho realizzata proprio io in pasta polimerica, sempre in una live con voi. Poi con il pigmento turquoise, ovvero il pigmento turchese, che è questo semplice turchese molto molto carino, ho realizzato queste due basi che, di cui devo esservi sincera, io sono totalmente totalmente innamorata, perché il colore è un colore che ho per tanto tempo ricercato con l'utilizzo di vari pigmenti, con l'utilizzo di gessetti insieme a colorare.
ed è un colore che precisamente così come lo state vedendo ora non avevo mai trovato, e sono stata felicissima di trovare un pigmento pronto e compatto, insomma pronto così, che mi desse questa colorazione, perché trovo che sia la colorazione perfetta per la realizzazione delle basi cameo da utilizzare con le sirene, quindi in generale questo colore acqua, fondo d'abisso, fondo di mare, non so, mi piace da morire. Infatti in questa base è venuto proprio questo colore che io amo alla follia, infatti questa base la utilizzerò molto molto presto, e anche in questa è venuta questo colore. Vi faccio vedere la differenza tra i due. Ovviamente i due colori che ho preso hanno una tonalità molto 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 simile. Questo qui, che è quello col topazio, è leggermente più scuro e leggermente più pearlescente, se lo si vede molto molto attentamente, mentre l'altro, quello fatto col turchese, è molto più compatto ed è appunto questo colore che io sto amando particolarmente, perché non lo so, lo trovo davvero davvero perfetto. Certo non si tratta di un turchese chissà quanto chiaro, però sappiate che nella realizzazione di questa colata, per questo colore qui, essendo la prima volta, sono andata giù pesante con le gocce di colorante, quindi immagino che mettendone poche il colore risulti anche leggermente più chiaro e meno pieno di questo. Detto questo, ho fatto un'altra prova che poi ho utilizzato con una delle mie creazioni che avete visto sicuramente negli scorsi video, e praticamente vedete questa sirena olografica è poggiata su una base realizzata con lo stesso principio di questa qui, quindi con pochissimo topazio e tanti glitter. Infatti la base è esattamente la stessa, poi è stata leggermente modificata e colorata giusto in alcuni punti con gli ossidi, ma in generale diciamo che la base è questa. E proprio quello che cercavo di dirvi prima, noto con mio grande piacere e mio grande stupore che questo colore, esattamente questo, sia perfetto per le sirene. Non so, mi ricorda pienamente il color mare, il color oceano, quindi mi piace veramente da morire l'effetto. Ed è molto molto carino l'effetto che fa comunque nelle basi cameo questo colorante. Io trovo che sia davvero davvero bellissimo, e realmente questa base l'ho modificata pochissimo, perché ho cercato soltanto di antichizzarla un pochino nei punti più centrali, quindi qui e qui e qui, e il resto è tutto fatto da questo bellissimo pigmento, quindi assolutamente non c'è molta modifica all'interno della base cameo, ma semplicemente è questo colore che, come vi ho detto, per me ha vinto su tutti i coloranti che io abbia mai avuto e che tuttora ho, quindi trovo che sia davvero davvero molto molto carino. E niente, quindi io spero che questa piccola recensione del colorante, dei coloranti Izink, vi sia piaciuta. Spero ovviamente di esservi utile nel caso vogliate acquistare questi coloranti, perché ne trovate da Perless & Co, di cui vi lascio il link qui sotto nell'info box, molti moltissimi colori. Io voglio sicuramente acquistarne colorazioni nuove per provare varie tonalità e per provare insomma varie tipologie di colori. E niente, quindi spero che il video appunto vi sia stato utile. Io vi mando un grossissimo bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!